E nell'antisala dei baroni del maschio Angioino invece c'è stata questa mattina la cerimonia di premiazione dell'iniziativa Per Sempre Scugnizzo, quest'anno dedicata alla memoria di Bud Spencer. Sentiamo Nello Mazzone. Al via la sesta edizione del premio Per Sempre Scugnizzo. Fin dalla sua nascita, questo riconoscimento organizzato dall'associazione La Voce degli Ultimi in collaborazione con il sito persemprenapoli.it vuole premiare le donne e gli uomini che, napoletani o meno di nascita, hanno superato le difficoltà della vita con vivacità e sagacia, caratteristiche queste ultime tipiche degli scugnizzi, e si sono così affermati nei propri ambiti professionali, offrendo in questo modo un esempio ad altri scugnizzi per migliorarsi costantemente ed interpretare con etica il proprio ruolo sociale. Tra i premiati quest'anno anche l'ex presidente Napoli Corrado Ferlaino e Paolo Torino, editore di Canale 21, come evidenzia anche l'organizzatore Edoardo Cautiero. Intende premiare che tutte le persone di buona volontà, napoletane o non, che hanno fatto e fanno qualcosa per il nostro territorio. Quindi tutto ciò che può essere utile per far crescere la nostra realtà, per farla ritornare ad essere quella che è stata nei secoli, la nostra terra, quindi con tutto quello che può essere lo sviluppo economico, commerciale, industriale e quant'altro. Tra i premiati anche l'europarlamentare Fulvio Martuscello e il presidente di Rinascimento Partenopeo Riccardo Guarino. Ma sì, è un grande onore ricevere un premio di questo genere, a dimostrazione di un'iniziativa di una società civile che si muove, che vuole in qualche maniera mostrare al mondo che esiste un'altra Napoli, quindi c'è un'effervescenza in questa città che va accolta e che va naturalmente capitalizzata quando ci saranno le elezioni comunali. Rinascimento Partenopeo, che presiedo, è un'associazione che si impegna per il sociale, si impegna per Napoli, fa iniziative importanti per cercare di riavvicinare tutta una serie di professionisti, imprenditori napoletani, farli rinascere, fargli ritornare la consapevolezza di essere protagonisti di una città importante.